Con grandissima amarezza anche quest'anno vi devo comunicare che la Marcia della Memoria purtroppo non potrà essere effettuata come negli ultimi 18 anni. Ovviamente, come potrete capire, la causa è il Covid e gli effetti collaterali del Covid. Non ce n'erano le condizioni, questa è una manifestazione che non può essere rimandata perché c'è una sua organizzazione particolare, con permessi e quant'altro, chiusure di strade, quindi non è possibile poterla rimandare. Quindi anche per quest'anno abbiamo deciso, di non effettuarla. E di concerto insieme all'ANPI, provinciale e nazionale abbiamo pensato di sostituirla un po', è una magra consolazione ovviamente, e quindi di creare una marcia alla memoria virtuale. E in che consiste? In pratica abbiamo pensato di fare un appello a tutti voi, a tutte le persone che hanno sempre partecipato, che hanno dato una mano perché questa manifestazione continuasse negli anni, di fare in maniera autonoma la marcia, in piccoli gruppi, con le famiglie, con i cani, con chiunque volete, magari soffermarvi o portare un fiore sui cippi dei partigiani che abbiamo visitato negli ultimi 18 anni, fino al punto della strage dove diciamo c'è il monumento della terribile strage di Montalto. Quindi farla rispettando le norme, magari quello che vi chiediamo è che quando la effettuerete, se la effettuerete, potervi fare delle foto e mandarci le vostre foto su una mail che troverete nel video. È una piccola cosa, tutto questo materiale ovviamente lo recupereremo e lo monteremo e ci faremo proprio un percorso virtuale.